Signori, come anticipato nel video precedente, continueremo con le tombe di Bruto. Tesoro di Romolo, armatura di Bruto, come cazzo si chiama. Comunque, ce ne saranno due, perché sono quelle che abbiamo. Nel senso che la mappa ci mette a disposizione questa e la prossima. Andiamo con la prima che... Tra l'altro abbiamo fatto l'uccisione di un agente templare esattamente qua durante l'episodio scorso. E tu non puoi accedere a questo palazzo se non ti ci cali dal tetto. Infatti l'avevo adocchiata la tomba lì. Ed eccoci qui. Oh, vediamo cosa ci aspetta. Non perdere più di un quadro di salute. Oh. Va bene, va bene, va bene. Accetto la sfida. Meglio che dover avere a che fare con limiti di tempo, che odio proprio. Allora, il punto principale è trovare un appiglio per salire, che non è detto sia semplice. Potrebbe anche essere di qua. E non mi scandalizzerei lo fosse, eh? Fatemi fare mente locale. Allora, c'è quel coso lì in mezzo alla sala, quel mobile caduto lì. Potrebbe essere qualcosa che ci dà una mano. Col cazzo. Col grandissimo cazzo. E allora... Ma no, proprio l'ultima non prende, eh. Bravo Ezio. Così però dovresti farcela. Ma no, bastardissimo sto gioco. L'avevo preso. Stronzo che è. Ah, potrebbe essere questo? No. Non è. Poi potrebbe tranquillamente saltare sul quadro. Però vabbè, dettagli. Non voglio perdere ulteriore tempo in ste cose. A parte, credo che il palazzo laterano oggi sia ristrutturato, che comunque mi pare difficile vederlo così. Sento un rumore di qualcosa che potrebbe essere sopra. Allora, potrei usare lo slancio esatto del muro. Bene, allora, sopra ci siamo arrivati. Adesso c'è da andare avanti. Comunque io credo, mi auguro, penso e spero sia tutto parkour. Ma credo proprio di sì. Anyways... C'è un modo per entrare lì dentro?
dovrebbe, ma non c'è. Di qua dove si va da nessuna parte, anche perché c'è uno scrigno, qualcosa, cioè se c'ho la possibilità di prenderlo, fatemelo prendere, brutti stronzi, no? C'è la ballerina di Borgia, infatti, visto? L'ho detto io, che c'era qualcosa che non mi quadrava lì dentro. Tutto bello, tutto fantastico, però io di là non ci sono ancora arrivato. Adesso sì. Ah, bastardo, adesso sì però, adesso sì. Adesso sì il quadro. Con un salto sì, però non ci si appende. Va bene, dai. È un gioco del 2010, va bene. Bravo, Eziolino. Se cado, mi farà comodo. Spero tu non debba più cadere adesso. Mi auguro proprio. Bene, allora, qua c'è un'altra bandiera di Borgia che in un modo o nell'altro dobbiamo prendere per forza. Se no, col cazzo che le finiscono raccolte 81. Un cazzo proprio. Però qua sotto c'è... qua sotto c'è lo scrigno. E io quello però me lo vado a prendere, ragazzi. È come se me lo vado a prendere. Me lo coccolo proprio lo scrigno. 438. Ma ripeto, non ho problemi di soldi a sto gioco. Fanno sempre comodo, ma fa più comodo raccogliere più scrigni possibili. Allora, da qua ci siamo arrivati. Quindi, qui. Per forza. Qua c'è una... qua c'è la bandiera, che ripeto, devo andare a prendere per forza. Vediamo qual è la soluzione più congeniale a questa riuscita possibile. È la statua, perfetto. Dovrebbero essere 3 ogni tomba le bandierine di Borgia, infatti. 84. Ma perché non ti sei aggrappato, signor auditore? Complimenti. Complimenti davvero. Oh, così devi fare. Dovevi però prenderla prima questa cosa. Vabbè. L'importante è essere riusciti ad arrivare dove dovevamo arrivare. Non cadere per nessun motivo al mondo. E vai qui, perfetto. Adesso ci dovrebbe essere un modo per salire per forza. Yes. E anche di andare indietro. Trova il modo di entrare nella basilica. Io la butto lì, io credo sia San Giovanni in Laterano, perché quello è il palazzo Laterano. Io credo che sia tutto concentrato lì. Nella mia stupidità concepisco quello. È proprio quando passo io, eh. Merda. Bravo. Ma bravo un cazzo invece. Appenditi. Se cadevi ti uccidevo. Tornavo indietro di 500 anni ti uccidevo. Ok, allora su. A parte non credo che ci sia tanta strada.
Che culo, meno male. Me ne sono accorto per tempo. Comunque si ricomincia tutto da capo. Voglio un attimo dare una panoramica generale, perché se no continuo a fare questa cosa a loop senza vedere dove devo finire. Praticamente devo finirla sopra, per forza. Ah, che complicato che è. Però non mi lamento per la fine, perché poi, come dico sempre, ogni volta che faccio questa missione non mi stancherò mai di ripeterlo. Perché quando una cosa la penso fermamente, la devo ripetere finché non mi ammorbate i coglioni, che poi queste missioni ci mancheranno. Perché poi quando arriveremo a Assassin's Creed Odyssey, Valhalla, che dove praticamente il parkour è una cosa terziaria, queste cose mancheranno, ragazzi, mancheranno tantissimo. Comunque sia, siamo arrivati sopra, c'è la terza bandiera e siamo a posto. Dovrebbero essere tre questa missione, credo. Ma vedete che dovrei aver ragione. Ok, un palo. Mi tornerà utile se cado. Ma tu non cadere. Dai retta a me. Dai retta a un bischero. Scrignetto, 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 scrignetto. 186 dei fiorini. E questa è la basilica, per forza. Sì, e San Giovanni Laterano oggi è molto ristrutturata. Comunque manca ancora un po' prima di giungere là, non vi preoccupate. Accede al santuario di Romolo, c'è uno scrigno da raccogliere. Che poi nella mia ignoranza mi chiedo, no? Ma gli scrigni. Che culo che non ho perso vita. Nel conto totale, gli scrigni che trovi in queste missioni contano o non contano? Perché le banderine contano, però gli scrigni non lo so, sapete? Quella cosa ogni volta mi intriga un casino, perché se li posso lasciar perdere degli scrigni di merda, perché questo alla fine sono, risparmierei del tempo. Però ho paura poi di dover rigiocare la missione per prendere gli scrigni, cioè già la devo rigiocare per prendere le banderine. Più anche giocare per prendere gli scrigni, sinceramente, anche no. Quello è il punto. Allora, io dovrei riuscire ad appendermi a quel coso là. Ma in realtà anche no. Cioè, guardate lì, ragazzi, per uno scrigno quanto fegato marcio mi faccio venire. Sapete che c'è? Vaffanculo lo scrigno. Anche qua che culo che non ho perso vita. Cioè, sti gran cazzi. Va bene così. Via. Ma manca la chiave. Succede? Ah, ecco la fregatura. E allora scendevimo. Ci sarà sicuramente da arrampicarsi qua, ormai lo conosco sto gioco, signori. Punto di controllo raggiunto. Lì. Bene.
Adesso? Che culo, avrei perso vita sicuro. Ok. Mi possono applicare sulla porta? No. Lo sapevo, raga. Io che credevo che si potesse appendere, invece non si appende. No, no, ma si appende. Certo, col cazzo. No, raga, ora sono depresso. Sono depressissimo. Bastava far così, raga. Bastava far così. No, non ci voglio credere. Bastava far così. Che coglione. E che coglioni. Che palle. Guardate che semplicità che era. No. Potevo fare la sincronizzazione totale, ragazzi, in ciabatte. Modo per risalire. In ciabatte. E invece mi trovo qui a doverla rigiocare dopo, da solo. Bello, eh. Che bella la mafia, Johnny. Cazzo fa? Non mollare per nessun motivo al mondo. Bene. Dai, adesso dovrebbe essere abbastanza easy. Solo che queste travi mi spaventano un casino. Ok, lì. Poi di qua. Giù. Per terra. E qui. C'è un altro. Che palle, sono quattro. No, dai, ti prego. Vabbè, tanto vi facciamo rifornimenti. Sette dardi. Va bene così. Carro di fieno. Qua possiamo trarre vantaggio dal coso, dalla colonna che è cascata prima. Per forza. Oh yes, baby. Rifacciamo il percorso al contrario. Che succede? Oh, abbatte la croce che abbatte il cancello. Bellissimo. In effetto domino una lezione a catena fantastica. E allora noi scendiamo da dove siamo saliti, per forza. Bene così, giù. E buona. Dritti al tesoro. Mi rode veramente il culo per quella sincronizzazione totale persa per una stronzata immane. E poi ragazzi, quando uno è ciucco, c'è poco da fa. Ma qua non c'è modo di accedervi? Vabbè, sti cazzi, oh. Ah sì, con la scala, perfetto. Va bene, rapiniamo tutti i vari scrigni.
che non conteranno chissà cosa, però meglio di nulla. Andiamo al tesoro e ricopriamo un altro sigillo per l'armatura di Bruto. Palazzo Laterano è completata, signori. E la prossima volta faremo l'altra, che praticamente è più a nord, che è il Castro Pretorio, non ricordo, credo di sì. Cancello e si ritorna a Roma.